Bentornati a The Evil Within. Allora, posso entrare qui? Ah, ok, perché me l'hai chiuso? Ma vabbè, lei continua a farsi gli affari suoi. Vediamo se c'è qualcosa che posso fare, visto che adesso ho 2700. Tutto per non tornare dall'altra parte, ve lo dico così lo sapete. Ah, vedete? Forse questa mi conviene, per come sto messa io. Forse mi conviene. Qua 5.000 ce ne vogliono. Sì, dai, cominciamo ad upgradare questa. O le armi. E costa un po', però, eh. Costa un pochino. Non so cosa mi conviene di più. Dai, facciamo questo. Sì. E poi speriamo di trovare molta altra roba. Va bene, tutto per non tornare di là perché il nostro amico dottore è lì che ci aspetta nella in realtà di qua posso andare? No. Nella realtà dei videogiochi, quello è sempre lì che aspetta che noi facciamo quello che dobbiamo fare. Vediamo di qua. Posso entrare qui? Non posso entrare da nessuna parte. Qua? Dove mi porti se vado qui? Io ho un po' paura, però lo voglio fare, dai. Quindi sono tornata dove ero? So, non capisco. We must be going. Ah, ok, sì. Dove sei, dottore? Io non so dov'è il dottore. Dovevo fare quel lavoro lì che mi ha chiesto di We must be aspettare. going. Sì, ho capito un attimo, non so più dove sono. Vediamo se ci sono le scale. Devo andare su. Perché io ti ho trovato su, giusto? Ok. Allora, andiamo su. No, 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 no. Ma scusa, ma la posso disarmare questa? No. La posso disarmare. La posso disarmare. Ah, questo è difficile. Devo fermarmi sul blu? Blu successo, red fallimento. Ok, perfetto. Vediamo. Ah, andata. Dai. Ok, meno male, perché comunque sono parti che mi servono. Vediamo se riesco a farlo anche qui. Aspetta, qui. Ok, op. Oh, porca vacca! Scusate, ma a me fa ridere queste cose perché voi il fallimento lo vedrete sempre. Così no, non vi rimangono i dubbi, insomma. Va che bello! Quanto è? 1200. Bottiglia che non mi serve la bottiglia! Non al momento almeno. Vabbè, qua non c'è niente. Io lo so che non sto esplorando bene perché al momento sono ancora un po' nervosa. Perché alla fine mi innervosiscono sempre i giochi all'inizio perché non so bene ancora come certe cose come vanno fatte. Però una volta che ci prendo la mano, poi mi abituo. Devo solo capire dove cacchio è andato a finire il dottore perché me lo sono perso. C'era una leva da tirare da queste parti che lui mi ha detto tira la leva che io intanto vado a ecco, ah, qua, ecco, qui. Posso? Dai, dammi il comando però, sei cretino perché non mi dai il comando. Ah, dai, vediamo che fa il dottore. Vada, dottore! Corra! Dai! Bravo! Io cosa devo fare? Se devo coprirti, stai fresco, eh. Dottore, cosa devo fare io? No, non me lo dirà mai. E Over here, here. io cosa devo fare? Hey, over here. That's right, this way. Devo andare di là ad aprire qualcos'altro? That old Ok. guy's gonna get himself killed. E io vado giù ma come ci vado giù? Posso saltare dall'altra parte? No, devo scendere per forza da qui? Boh, non so cosa devo fare.
E adesso lo ammazzeranno perché io non so cosa devo fare. Chi mi ha visto? Chi mi ha visto? Oh, ok. E mi devo nascondere, io mi nascondo. Mi hanno visto? Mi hanno già visto. Mi hanno già visto! Ma io non lo so, ma perché? Ma senti, vattene. No. Aspetta, aspetta, aspetta. Di qua. Oh mamma, è spompato il cretino. È spompato il deficiente. Ma vattene, ma smettila. Devo capire cosa devo fare. Non so che cosa devo fare. Esci. Non spegnere la luce. Oh, ok, siamo fuori. Non so dove devo andare, ma siamo fuori. Di qua? Beh. Ma chi ha sparato? Shit, better find cover. Ed è come la find cover. No, mi sparano da su. Aspetta, aspetta che vado a prenderlo. Ma pensa a te se ti danno un fucile in mano a te. Ma pensa a te. Posso prendere il fucile? Non posso prendere il fucile, mi sa. Ah, però questo mi serve. Ok, dove vado? Signorine, scusatemi. Ok. No, 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 brucia. Bruciate tutto. Guardate il panico. Oddio. Posso passare di qua? Ma cosa devo fare io? Ho finito, eh? Sei anche stupito, guarda che casini che ti sto facendo fare. Ah, ok, non lo so, effettivamente non ne ho la più pallida idea. Adesso vedremo. Guarda che mi corrono dietro questi. Aspetta, dove devo andare? Mamma mia, ma non è possibile fare questa vita. Pallottole. Pallottole, no! Pallottole, ho preso pallottole. Aspetta. Ok. Forse. Non è detto che ho risolto. Però questo lo brucio, questo pure. E c'è qualcun altro? Bene. E ho bisogno di liberarmi di tutti voi. Ah, ok. Forse. Finito? Non lo so. Adesso entro qua dentro un attimo. Oh, ok, non sto facendo questa cosa come deve essere fatta, ovviamente. Non so se bene. He is watching. We can live. Ok, non so di chi sta parlando e io stavo per ammazzarmi. Se mi hanno messo sta cosa qua, la torcia me l'ha messa con sto comando e io continuo a schiacciarla e sbaglio. Ok, va bene. Oh, c'è qualcosa di buono qua dentro, per favore. Grazie, grazie mille. Vedi, vedi. This pump action shotgun. Una corta ma ampia area. Ok. Allora, adesso andiamo. Non mi ricordo più come si fa. Così. Ok, perfetto. Prendiamo il fucile e lo mettiamo. No, qua. Mentre queste le mettiamo di qua. Ah, ne ho due, allora posso usarla. Ok, quindi posso usare. Esatto. Oh, mamma mia, tiri su niente proprio. Non tiri su niente. Come apro quel coso lì? Ah, così? What? What? Non so cosa è successo. Riapri. Ok, quindi posso liberarmi di mostri in quantità tirando questa leva? Va bene, vedremo. Oh, wow. Ok, prendila. Sì,
Sì, ma cioè, non è che la lasci lì dopo che l'hai vista, no? Allora, speriamo che non passi nessuno di là prima di me. Che mi fa cascare addosso tutte quelle cose. Queste mi servono forse in futuro, non lo so. Come faccio? Ma non ce l'ho. Cioè, ho le frecce, ma non ho la balestra, giusto? Non mi pare di averla. No, ancora no. Ok, vediamo. La pistola, mister, la vuoi ricaricare? No, il fucile? Va bene. Va bene. Ah, qua posso mettermi dietro. Ma c'ho solo 4 colpi, capirai? Posso guardare fuori? A far che? Vabbè. No, non ho capito, Non sto capendo, ma va bene. Non sto capendo, perché comunque giù non c'è più nessuno. Io il dottore non so dove sia, Non ne ho la più pallida idea. Ah, eccoti qui. Agony Crossbow. Fantastico. Ok, Agony. Quindi posso anche metterci le cose esplosive. E posso anche metterle, cioè posso metterle prima sul muro e poi aspettare che ci passino i nemici sopra. D'accordo, però vorrei capire come si mette. Posso anche crearle, va bene. Interessante. E quindi... Aspetta, No, mettiamo queste esplosive, d'accordo. Però, porca miseria, ma le devo ogni volta equipare con tutto sto casino? E non posso metterle nelle shortcut al momento. Quindi se ho bisogno dell'arco lo devo poi tirar fuori dopo. Questo posso bruciarlo, ecco, perché mi sento più tranquilla. Non so come ho fatto a passare senza vedere queste, però va bene. Mettiamo sti due colpi Streaming City che mi avete dato. Però non so assolutamente che cosa devo fare per aprire quella roba che c'è giù. E quindi adesso andiamo a dare un'occhiata. Di qua posso... No, di qua è da dove sono arrivata, ma comunque sia non posso... Devo per forza tornare indietro. Quindi qua era per una lotta più complicata, probabilmente, nel senso che me li portavo dietro e... Sì, questo l'ho visto. Me li portavo dietro e poi facevo andare le frecce. Qua me ne potevo nascondere, ma insomma sono tutte cose che non ho dovuto fare perché ho fatto altro. Non lo so, non lo so, forse andava fatta in un altro modo sta cosa. Puoi dirmi come... There's gotta be something that'll get through this. Maybe a chainsaw or something. Oh mamma. No, la chainsaw no, perché la devo rubare a qualcuno di fisso. La chainsaw no. Ecco, qualcuno mi ha visto. Dov'è che mi state vedendo? Perché non ho mai una chiara percezione di dove sono i mostri? Dov'è sto cretino? Ah, aspetta, posso bruciare qualcosa? E che me ne faccio? Di quello bruciato? Quanti cerini ho ancora? Non lo so. Forse qua dentro devo entrare. Ah, ok, sì, sei tu, E non so dove sei. Ma dai, ma non so dov'è. Vai su. Forse gli sto andando... in grembo. Però fa niente. Vediamo. Ah, ma forse è legato da qualche parte il cretino, perché sento delle catene. Mi vede. Mi sta vedendo. Aspetta, ma posso fare il giro? No, non so che cosa. Aspetta, questo non posso prenderlo perché servirebbe, secondo me. Ma posso dar fuoco a questo? Perché? Vabbè, andiamo su. No. Aspetta. Ok.
questo può tornare utile, ma anche agli altri, anche ai mostri volendo, può tornare utile. Mi sa che è su. No, 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 no! Non l'ho vista. Sebastian, non mi stai tanto simpatico, però vorrei evitare tutte queste cose orribili che ti succedono. Il problema è che non riesco, mi dispiace. Sono anche abbastanza nervoso. Ok. Ok. No, signora, no. No, signora, signora, per favore. Ok. B. Te. Ok, non ho più colpi, quindi prendiamo il fucile che è meglio. Ma dove cacchio è questo che si lamenta tanto? Sì, lo sento qua. Ma cos'è, una sorta di mini boss? Ok, no, no, inutile che continua a dar fuoco alla roba. No, no, aspetta. E qui, a parte che ho le granate, volendo. Allora, chi altro mi vede? Non ho roba da prendere qui. Che palle. Sì, ma mi dovete far capire dov'è sta creatura, perché la sento ma non la vedo. No, qui ci sono già stato. Ah, posso dar fuoco anche a questi, ok. E io lo sento qua. Forse su. Oh. Questa la posso tirare volendo. Ah, guarda cosa c'è qui. Aspetta. Mi sa che è qui. Oh, ok. Ho dato fuoco, dimmi che ti ho dato fuoco, no? Ok, perfetto. Basta? Ah, che palle, una volta sola posso usarlo? Non ne ho più. Non ne ho più, no. No, no. Vabbè, fa niente lo stesso. A pugni. A pugni, mister. No, a pugni. Beh, no. Non ce la facciamo. Boh, andiamo. Ok, questo mi serve. Prendilo. Oh, wow, ok. Che si è spaccato qua? Vieni, vieni, vieni. No, no. Che bastardo, ma pensa a te. Manco una volta, ma ti pare giusto? Ma ti pare corretto? Non mi pare corretto. Adesso lo faccio anch'io qua. Te. Andate a fanculo, non vi prendo mai. Non vi prendo mai. Sono venuti su? Eccoli qua. Mamma mia, che fastidio, ma va, va. Forse uno l'ho preso. Sì, uno l'ho preso, te. Via. Via. Aspetta, aspetta che ti becco. Ti becco, ti becco, ti becco. Cosa punti il dito, cretino? Sei un cretino. Sei un cretino e ti sta bene, te. Questo cos'è? Fucile, spero.
Ok. Prendila che può sempre tornare utile e continuiamo la nostra ricerca di questo tizio che deve essere legato da qualche parte. Andiamo fuori di qua. E allora, io lo sento da questa parte. Ok, ecco, era qui, porcaccia miseria, zozza te, una e due. No, porca miseria, no, non ci credo, appena il primo tentativo, subito così, terribile prova. Non avevo capito che era qua. Non avevo assolutamente capito che era qua. Ma non so da dove mi ha fatto ricominciare. Non so se ho tutto quello che devo avere. Aspetta, sì, ho la balestra. Sì, quindi ho tutto. Ho un colpo di fucile e le mie due adorate bombe. Però non so se bastano le bombe. Va bene, allora. Di qua, no? Se ho capito bene. Ok. Riproviamoci. Oh. Ok. Via, scappa. No, non ci credo. No. No. Ma come ti ammazzo adesso? No, ma non è possibile. Non riesco a sprintare più di così perché questo muore. Questo muore. Dopo un po' muore. Aiuto! Vieni qua ad aprire questo. Toh, vieni. Ecco, bravo. Di qua, vieni. Vieni. No? Aiuto! No! No, mi sa che la motosega me la devo prendere. Non gliela posso lasciare. Volevo che lo facesse lui. Allora, vediamo. Vediamo qua se trovo qualcos'altro da prendere nel frattempo. No. Ok, ci sono altri disgraziati, ma quelli li avevo lasciati lì. Ah! Ok, ma perché? Ma che significa? Ma... Ma vabbè, andiamo un attimo qua sopra, visto che non l'avevo vista prima, sta scala. Non so dove porta, mamma mia, quanto è alta! Ok, cos'è? Wow. Ok. Devo imparare ad usarle queste cose però. Meno male che mi sono aumentata un pochino la salute, porca miseria. Ma non devi cadere, devi prendere la scala. Adesso, tra l'altro, ogni volta sta sofferenza. E che cos'è? Mi stanno aspettando sotto? Sa che mi stanno aspettando sotto. Sì, lo so che mi hai visto, lo so. Ecco, vai. Allora, già che c'ero, sono andata a farmi un giro, non sto qui a farvi vedere. Penso di aver dietro qualcuno che mi sta, esatto, che mi sta aspettando. Però ho visto questa cosa qua. Non l'avevo vista l'altra volta, quindi la prendo assolutamente. Devo andare per forza fuori
e c'è gente. Ho fatto una corsa per salvarmi la vita. No, non è possibile, ne avevo 10. Ma davvero? Com'è? Vabbè, io pensavo comunque di essere al sicuro da queste parti, invece a quanto pare no. Va bene, niente, allora scendiamo. Dunque, sì, vabbè, quello adesso spacca la porta, d'accordo. Ma io non ho... Io devo cercare di risolvere sto problema con sto tizio, per forza. Allora, facciamo così. Mi preparo? Non lo so, no, perché non ho niente. Ho un colpo di fucile, però adesso... Prima di tutto andiamo qua su. Vediamo di fare il giro, vediamo se riusciamo a... Ma non ho abbastanza colpi, come faccio? Come faccio? Allora, vediamo. Dovrebbero essere queste, ne ho due, proviamo. Sali? Salirai? Te, uno. E... Ok, e due. Te. E via. Scappiamo? No, scappa! Porca miseria, scappa, Sebastian! Maledetto, quanto ci mette! Via! Oh. Di qua! No, di qua! Di qua! Andiamo giù! E poi no! Ok, questo adesso mi insegue, ma io non ho più colpi. Sì, ma non ho niente, ho questa. Come lo ammazzo con questa? Vabbè, proviamo. Ok. No, davvero. Non ci credo, ce l'ho fatta. Ma fantastico, ce l'ho fatta, ragazzi. What? No. Rubik, mi raccomando, perché, cioè, ho già fatto tanta fatica ad arrivare fino a qua. Mamma mia. Ma va a dormire, Sebastian, guarda, io già non ti sopporto più. Va bene. Ste cose sono forti, ste frecce esplosive. Va bene, quindi, adesso mi serve per aprire un punto che non mi ricordo più dov'è. Perché figuriamoci, questa cos'è? Oh, bella. Posso prenderla? No, non posso prendere niente di quello che vedo. Ma che cagata. Va bene. Allora, prendiamo questa che serve tantissimo. Vediamo se c'è qualcosa qua dentro. Meno male, sì. Grazie, Grazie mille. No, sono veramente parchi di colpi di pistola. Terribile. Allora, qui... io non mi ricordo, ma qua c'è qualcosa da fare? No, allora è assolutamente tutto dall'altra parte. Io non so se ho esplorato bene, continuo a dirlo, perché purtroppo è così. Cioè, io non... sento rumori brutti, ma credo che ammazzare quello con la motosega abbia fatto sparire tutti gli altri, lo spero vivamente. Adesso mi serve... non so perché ci vuole la motosega per tagliare questa cosa, è veramente una stronzata infinita, però d'accordo. Sì, certo, è chiaro, si fa così con la motosega, è tipico della motosega tagliare il ferro. Va bene. Allora adesso... c'ha ragione, non lo aspetti nemmeno, stronzo. Si è fatto... ha fatto da esca. Castellanos. Vai, prosegui, dottore, già che sei tanto bravo a fare da esca, vai avanti. E fai tu. Oh! Ah, davvero? Ma dai? Ok, perfetto. Sì, salviamo. Ok, e poi... prossimo. Fatter enemies have more health. Ma dai? Ah, stai attento a non usare troppo munizioni per loro. Ok. Ragazzi, questo gioco richiede di fare proprio quello che io non voglio fare. You know where we are? Just ahead is the hospice my brother runs. He'll take us in. That didn't answer my question. Infatti, dottore. I honestly don't know.
For all I know, I'm losing my mind and you're just a delusion. Ah, okay. I'd like to think I still have a shred of dignity and an obligation to protect my patient. As an officer of the law, you should too. I hope his brother's not a jerk too. Che cos'è che devo dare? Ah, per seguire lui? Io sento un bel rumore, ma ci andiamo dopo. Dottore, ma lei mi segue se io vado in giro a far cose? Allora, non qua perché abbiamo appena salvato, prima facciamo un paio di cose in giro. Forse. Non lo so. Non lo so se mi conviene. What? What could have happened here? Eri tu che bisbigliavi? No, non è lui che bisbiglia. Ok, io devo rimettere... devo rimettere questa... aspetta. Perché l'avevo tolta e avevo messo le bombe. Come avete notato prima, nella mia disperazione per uccidere il tizio con la motosega, ho fatto un po' di cambiamenti che non vi ho fatto vedere a video, perché erano un po'... cioè, sono andata un paio di volte a farmi delle migliorie al cervello che non... aspetta, ma io ho dei colpi, sì, ho 4 colpi, vediamo se posso uccidere qualcuno. Ma chi è che fa ash, è quello lì, e chi è The Good Doctor? Ok, ah, ma non posso ucciderlo, volevo ucciderti. Ma chi è questo? Valerio! Valerio! Credo che stia facendo cose poco carine, tuo fratello Valerio. Vabbè. Va bene, possiamo uccidere Valerio? Valerio? Valerio! Stai malissimo, Valerio! No, ho finito. Ti stupisci pure, guarda quanti problemi che abbiamo. Adesso vediamo con questa, va. Abbiamo ammazzato. L'abbiamo ammazzato, ok, perfetto. Che... ok. Il mondo non voleva che noi ammazzassimo Valerio. Oh no, colpi sprecati. È tornato Valerio. Ah, questo è quello che gli è successo, forse. Dice che prude, si sta grattando. Ok, quindi era una... un ricordo. Il centro è la mia casa. How could he have done that to Valerio? Ma tu sei qui e hai visto tuo fratello, la fine che ha fatto? Io avevo delle cose da prendere da tuo fratello. Perché non ne ho più? Oh, che... ecco qua. Questo mi servono tantissimo. Tantissimo, dottore, mi servono queste. Aspetti. Qua c'è altro? C'è nient'altro qui. Questi? Niente. Non c'è niente da nessuna parte. Qua? Ci sono delle chiavi dentro il signore. Le dobbiamo prendere. Adesso le prendiamo. Aspettate un attimo. Facciamo questo lavoro qua di fino proprio. Te. Con cosa? Devo aprirlo? Ecco, bene. Sì, va benissimo. Guarda, io non ho problemi. Fai. Cioè, anche il comando mi dovevi dare. Non poteva farlo da solo. Ma io boh. Dai. Su, Sebastian, tanto hai fatto di peggio. Forza. Lo sapevo. Come lo sapevo? Non mi sono neanche spaventata, guarda. Tanto, basta che non ti alzi da lì. Che non ti devo sparare perché consumo colpi. Dottore, dove sei? Dov'è il cretino? Se n'è andato il deficiente. Ah, eccolo qua. Vabbè, tutto l'amore che avevi per tuo fratello Valerio, si è visto. E qua? Interessante. Adesso andiamo anche a salvare, andiamo a fare un sacco di cose. Prima però devo vedere se c'è qualcosa di interessante da prendere qui. No, questa bottiglia mi serve, boh, potrebbe servirmi. Al momento non mi interessa, fa niente.
Non so che cosa ho preso, va bene. No, volevo innanzitutto dire che Sebastian non mi piace tantissimo come personaggio, per ovvie ragioni, ha i suoi problemi e al momento è un po' una schifezza. Però è Leslie questo. Sì. Però penso che migliorerà col tempo. Non so quanta redenzione abbia, perché non so che cosa ha combinato nella sua vita. Può essere che abbia fatto cose gravi che non vanno perdonate. Quindi al momento non mi è particolarmente simpatico. Per quanto riguarda il gioco, sì, ho capito, dottore, che palle, lo vede quante cose che ci sono qui? A me servono, non è che sono venuto qui a pettinare le bambole, devo ammazzare i mostri. Vabbè, prendiamo sta bottiglia, non serve a niente, però fa niente, la prendiamo lo stesso. Ok, riusciamo e vediamo se c'è Leslie qua. E il gioco mi impone di fare cose che, devo dire, come sapete, non sono il mio forte, perché io non sono bravissima nello stealth, non sono brava ad avere pazienza, e purtroppo è così. E quindi, insomma, al momento faccio un po' di fatica perfino nel casual, però prenderò la mano. Vabbè, da qua siamo arrivati, abbiamo visitato quel posto lì. Questo gioco è molto, ti richiede di guardare in giro, però è anche un po' dispersivo e quindi faccio un po' di fatica a guardare tutto, tutto, tutto. Di qua forse c'è qualcosa di interessante. Sì, l'ho visto anch'io, dottore. Ecco. Dove? Ah, da qua? Ok. Ti do una... Io ti do una... Ah, perché tu sei uno di quelli grossi che non va... Che non va ammazzato. Però t'ho ammazzato lo stesso. Pazienza, te. Bruciamolo. Ok. E vediamo se tu controllavi qualcosa lì dentro. Mi dai il succo? No, non mi dà il succo per il cervello. Vabbè, c'ho questo. Non abbiamo preso questo di là. Perché... c'era? No! No! We must be going. Ma vaffanculo, dottore, non ha visto cos'è successo? Ma io non lo so, ma mi prende in giro. Vabbè, c'è un frammento della mappa. Interessante. No, dicevo che dall'altra parte c'era... Che bastardi. Dove c'era quello con la motosega c'era un altro di questi bauli, ma ovviamente non l'ho più preso. Aspetta che guardo se ho messo... Sì, ho messo le siringhe. Sarà il caso di usarla allora una, perché ho fatto la mia cagata. Guarda, la lascia... No, è la bottiglia, pensavo fosse il succo. Il succo di mostro. Allora io devo andare a salvare, perché qui devo anche andare a mettermi un po' di capacità in più, perché veramente... Ne ho bisogno, quindi andiamo un attimo qua, dottore, se ha pazienza. Ma non sto andando veloce per niente, dottore. Lei ha il culo pesante, perché io guardi che vado pianissimo e sono veramente un bradipo di merda. Non so se... Anzi, i bradipi sono carini, io sono proprio un bradipo di merda, perché sono l'unico bradipo brutto. Allora... No, dovevo andare a salvare... Che cazzo c'hai che non va, Leslie? Veramente? Qual è il tuo problema? Seriamente? Devo andare a salvare. E poi andremo da Leslie. Dov'è? Dov'è la stanza di salvataggio? Aspettate, perché prima l'ho sentita, ma adesso non la sento più. No, qua è lontana. Scusate. Di là è... Aspettate. Mi pare che sia qua, sì. Eccola, eccola. Perfetto.
Ma che fooling around? Devo andare a salvare, dottore! Mamma mia, che fastidio! Allora, leggiamo il diario e calmiamoci un attimo. Febbraio 2005, quindi stiamo proseguendo, eravamo fermi a dicembre del 2004, mi pare. Mira è stata quasi uccisa questo pomeriggio. Le hanno sparato, è stata quasi raggiunta da un proiettile che ha sparato un sospetto che stavamo inseguendo. Grazie a Dio ero lì. E adesso lei starà bene. Certo, hai salvato te, capre cavoli, eh. Ma vedendola sanguinare in quel modo ho pensato, cioè, pensando che stessi per perderla, senza dirle quello che provo per lei, è stato insopportabile. Penso che lei si senta allo stesso modo. C'è qualcosa di innegabile tra noi. Cioè, perché tu le guardavi il culo, è quello il sentimento che è nato tra voi. È contro il codice di condotta, ma devo farle sapere come mi sento nei suoi confronti. Spero di non mettermi in imbarazzo da solo. Vabbè. Perché? Perché ti becchi un no, magari ti becchi un no e te lo tieni. Qual è il problema? La vita è piena di no, Sebastian. Però sicuramente lei ti dirà di sì, perché questo è un videogioco. Allora, non ci sono altri frammenti di mappa, perché adesso sono abituata, eh. Va bene, allora, no, direi che chiaramente andiamo a chiudere l'episodio. I knew it cosa? E sei andato qui apposta, t'ho fatto andare io, eh. Ma io, non so, ha delle reazioni questo ragazzo, veramente strane. Devo pure aprirmi la porta. E sono venuta qua 3 volte. Oh, mamma mia, che bradipo. Mamma, che bradipo. Dov'è la signorina? Signorina? E però... find this useful. Perché non posso salvare? Devo seguire lei? Prima? Che cosa vuoi darmi? This way, please. Ah, è vero che ho trovato delle chiavi che non ho usato. Non sarà mica per quello che mi chiedi di seguirti. Sono delle chiavi che devo usare qui? Scusa, sto troppo vicino. Sono un cretino. Where are you taking me? Vabbè, sempre meglio che stare dall'altra parte, Sebastian. Sì, anche lei parla poco. Tu parli troppo, invece. Armadietti. Vedi, sì, c'ho una chiave. È quella che ho preso dentro il signore? Dimmi. Che devo fare? Sì, sono qua. Do you have a key like this? Yes. That key will allow you to open this door. This quale? Quale? Ah, questa qua? Sì, la apro. Anche di qua? Ah, posso aprire un po' quello che voglio. Are yours. Please come back whenever you need to. Quale scelgo? Aspetta, vediamo. 2, 4, 6. Questo qua sopra posso prenderlo? Vediamo se ho fatto il conto giusto. Dai, 7. Il mio numero fortunato è 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questo qua. No, su quello. Che cos'è? Beh, 3. Qualunque cosa sia. No. Ah, posso portarne soltanto... Ah, posso poi venire qua a prenderli gli altri? Mamma mia, quanti problemi per tenere le cose. Che cosa ho preso? Sono quelli per la... Per questa, giusto? Sì, ne ho 2. Ok, va bene. Speriamo che me li tenga qui e poi posso venire a prenderli di nuovo. Ma so che posto è questo, come tornarci? O mi ci accompagna lei, signorina? Ah, è qua dietro, ok, sì, allora ho capito. Dovrei riuscire a raccapezzarmi con tutto ciò. Vediamo. Allora, andiamo a metterci un paio di capacità, vediamo. Allora, l'ultima volta... fuori video avevo aumentato, mi pare, la mia capacità di sprintare, perché mi sembrava importante nella lotta contro il tizio con la motosega. Adesso direi che aumentiamo
questo è tanto, eh. Dovremmo aumentare un po' le capacità delle armi. Allora, le cose che costano meno le miglioriamo subito, così almeno spendiamo soldi in maniera decente. Allora, sì, questa sicuramente. E anche il critico, sì, facciamo anche il critico. Yes. Aspetterei questo perché non trovo tanti colpi. Vediamo questo. Ah, c'è un tempo di carica. E allora miglioriamo il tempo di carica, sì. Lo stock, anche questo sarebbe utile aumentarlo. Facciamo questo. Così adesso torno di là e vedo se ci sono ancora quelli, mica che me li toglie poi. Corri, corri ragazzo, corri laggiù. Allora, sì, poi dovremmo aumentare anche la cosa delle siringhe, perché non è che aumentano tantissimo le maledette siringhe. Te, giusto? Giusto. Ottimo. Ok, vabbè, una in più, dai. Va bene, va bene, va bene. Adesso salviamo, chiudiamo l'episodio e poi ne riparliamo. Ma cosa sto facendo qua dentro? Ma c'era qualcosa? Io ovviamente sempre a caso vado. Non è che ho un senso dell'orientamento. Dove sta la signorina? Di qua. Qua c'è qualcosa. Posso aprire? No, c'è anche il divieto. C'è scritto che non puoi aprire, Sebastian, su. Va bene, allora, io salvo qui, quindi vi saluto e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!